Peugeot 205, un nome mitico che ricorda la storia dell'intero marchio Peugeot. I grandi volumi in Italia sono arrivati con quest'auto. Abbiamo qui un esemplare 205 GT 1009, il più potente della serie, che confrontiamo con la 205 Gutmann. Ne parliamo con Fabrizio Tagliana, responsabile e segretario del club storico Peugeot, proprio per raccontare la storia e l'evoluzione di tutti i modelli di 205, che arriva nel 1983, ma la versione 205 GT, se non sbaglio, arriva in Italia solo nell'88. Ci racconti, Fabrizio, qual è stata l'evoluzione dal modello base fino al 205 GT e cosa aveva di particolare quest'auto? Allora, la storia della 205 è una storia molto interessante, è una vera innovazione per Peugeot. Voi dovreste pensare che Peugeot fino al 1983, il momento in cui lancia la 205, è una vettura per un pubblico molto consolidato, molto borghese, quindi vetture solide con un motore affidabile ma certamente non sportivo. Eppure Peugeot capisce che c'è una fascia di mercato molto interessante, una fascia fatta da giovani, fatta da donne, però bisogna creare un prodotto completamente nuovo, nuovo nell'immagine e nuovo nella dinamica. Contemporaneamente, mentre vengono realizzati i primi prototipi di quello che sarà la 205 di serie, vengono già realizzate le versioni sportive. In quel momento Jean Todt è al Peugeot Sport e pensa subito già alla quattro ruote motrici, ma si tratta di una vettura estremamente aggressiva e non commercializzabile, per cui bisogna creare qualcosa di maschile, di potente, ma di usabile. Nasce così la GT. La 205 è la prima vettura di questo tipo di categoria per Peugeot. È una vettura due volumi con motore anteriore, trazione anteriore e con una forma che è particolarmente elegante. In quel momento, quando viene presentata la 205 nel 1983, è la forma dei parafanghi già un po' bombati che la rende particolare. Interessante poi la parte posteriore. Voi ricordate che il collegamento dei due fanali è fatto con una barra di plastica tutta zigrinata che i francesi chiamano il porta sapone. In realtà stavano già commercializzando la vettura quando si accorsero che questi due fanalini non stavano molto bene e quindi questo fu l'escamotage per completare la vettura. Ne verranno realizzati 5.300.000 esemplari e sarà un grandissimo successo in tutte le parti del mondo. Parliamo adesso della 1009 GT, quest'auto che arriva nell'87 con un motore 1009. Vogliamo ricordare la potenza, i cavalli e le peculiarità di quest'auto? Allora, le GT sono essenzialmente tutte a tre porte e sono riconoscibili dai cerchi da 16 pollici più grandi, quindi rispetto alla versione normale. I codolini in plastica la rendono particolarmente aggressiva e un piccolo spoiler in fondo al tetto annuncia quello che sarà la fase dell'aerodinamica e quindi una pulizia e una tendenza di creare una velocità superiore grazie a questi piccoli scamotaggi aerodinamici. Dal punto di vista meccanico nasce con un motore 1006 da 105 cavalli, dopo due anni seguirà la 115 cavalli e poi il motore diventa 1009 da 130 cavalli. In quel momento è il momento del turbo sulle vetture sportive. Peugeot invece decide di aumentare la cilindrata, quindi di offrire una grande coppia anche ai bassi regimi e tanta potenza agli altri. Vogliamo appunto parlare della sua guidabilità, dello sterzo, dei freni, di un cambio che già ai tempi era di una categoria, diciamo, superiore rispetto al segmento e che poi venne esaltata, diciamo così, in questa versione nera, che è appunto la Gutmann, realizzata in un numero di esemplari non piccolissimo e che comunque ha fatto la fortuna di numerosi appassionati. Allora, la Gutmann è essenzialmente la scommessa di un preparatore. Gutmann è un concessionario Peugeot che si trova
a una trentina di chilometri dalla fabbrica, ma in territorio tedesco. Quando nasce la 205 e poco dopo arriva la 309 col motore a 16 valvole per cilindro, pensa subito di fare una cosa veramente aggressiva. Prende la testata del 309, sempre motore 1600, e lo mette sul telaio della 205. I cavalli scattano, da 130 diventano 160, ma non basta. Gutmann nel suo catalogo ha una gamma completa di accessori. Accessori per l'assetto, accessori per la guidabilità, la barra d'uomo, ma i cerchi in lega speciali, e poi tanta grafica, volantino piccolo, scritte, adesivi e la scritta 16V che leggiamo posteriormente e che caratterizzano questa vettura. Noi conosciamo la storia di questa vettura fin dal primo proprietario, una storia interessante. Era un ragazzo in zona Vercelli che aveva comprato una 205 1900 giusto ai 18 anni, ma poi correva e, come è successo a molte 205, si è finita contro un albero. Subito decide di comprarne un'altra, ma la vuole ancora più cattivo. Su Autosprint dell'epoca vede una piccola pubblicità di Gutmann e decide di comprarla. Pensate, se allora la versione normale costava 16 milioni, la Gutmann l'aveva pagata 21 milioni, ma oltretutto, invece di aspettare i 6 mesi di lista d'attesa per la 205, la Gutmann era disponibile subito. Arrivò dalla Germania con un fuoristrada e sul carrello di questo fuoristrada pagò l'assegno e gli misero in mano il foglio complementare con cui poteva immatricolare questa vettura. Infatti questa è una delle poche vetture italiane originali, già sul libretto i famosi cerchi da 16 195 e tutta la potenza che è dichiarata in questa vettura. Notiamo appunto questo bellissimo propulsore, quello della Gutmann. La testata arriva dal 309 MI16, quindi un 16 valvole, ma non solo una testata, un collettore di aspirazione con condotti singoli, un corpo farfallato grande e un sistema di misurazione dell'aria Bosch L-Getronic. Tutto condensato all'interno del piccolo cofano della GT. La guida di quest'auto ovviamente è più estrema rispetto alla 205 GT. La coppia in basso è inferiore a causa del motore a 16 valvole, ma in alto la spinta è notevole. C'è un'entrata in coppia netta, forte, intorno ai 3500 giri. Da lì il contagiri schizza fino a quota 7,5. L'accelerazione è rapidissima, si fa fatica e bisogna tenere molto fermo il volante. L'assetto è molto sensibile agli avvallamenti stradali, è molto basso, quindi l'escursione delle sospensioni è limitata. Non si fa fatica a copiare ovviamente le buche, è fatta per asfalti perfetti. Un assetto caricato sull'anteriore che rende un po' leggero il posteriore, ma comunque è piuttosto stabile e incisiva anche alle alte velocità. Ovviamente un'auto che si guida in una maniera completamente diversa rispetto alle auto di oggi. L'assetto è più basso, la potenza è molto superiore, ma soprattutto le prestazioni derivate dal rapporto tra il basso peso di quest'auto, che sfiorava i 1000 kg, e la potenza è elevatissima, o no? Perfettamente. La macchina è comunque divertente, quindi il 205 GTI rappresenta per molti giovani la chiave d'ingresso in un mondo del passato, relativamente, stiamo parlando di 30 anni, ma che comunque dà grandi soddisfazioni. L'elettronica non controlla l'assetto, è tutto in mano al pilota, il controllo, gli appoggi su strada, lo sterzo, la frenata, si sente tutta la meccanica, e questo è proprio il piacere di guida della 205. Una scommessa per molti cominciare questa avventura delle auto d'epoca partendo proprio da una Peugeot 205, meglio se GTI, e per gli appassionati il GTI Cabriolet, che si chiama CTI, sempre più rara, ormai introvabile.